Ciao amici, pronti per una nuova settimana insieme? Sì! Ieri leggevo che a fine agosto si è tenuto il congresso annuale della Società Europea di Cardiologia. Un dato mi ha colpito che riguarda l'alimentazione. Non è una novità, ma meglio farselo ricordare e farsi convincere anche dai dati allarmati della scienza. Il consumo eccessivo di sale non va sottovalutato, non fa niente bene. Lo studio, condotto dal National Institute for Health and Welfare di Helsinki, Finlandia, ha seguito la salute di oltre 4.000 persone nell'arco di 23 anni, con particolare attenzione al rapporto tra consumo di sale nella dieta e la salute del cuore e della circolazione. I risultati sono un po' preoccupanti, ma è anche semplice capire. Consumare il doppio del sale aumenta del doppio il rischio di sviluppare malattie al cuore e farsi venire un bel infarto. Quindi piano col sale, mettete giù la saliera. Ma non solo, i valori raccomandati dall'OMS, cioè 2, 3 fino a 5 grammi di sale al giorno, potrebbero essere troppo alti e vanno rivisti. C'è un problema però, l'industria alimentare nasconde il sale nella quasi totalità dei prodotti confezionati, così noi non ci rendiamo conto di quanto sale mangiamo. Ma Simona, ma allora che facciamo? Come dico sempre, meglio seguire un'alimentazione equilibrata, non troppo dolce e non troppo salata. Questo lo spiego nei miei libri. Chi è interessato trova i link nella scheda qui in alto e in descrizione. A proposito di ingredienti nascosti dentro i cibi, ma dello zucchero cosa mi dici? Che si trova dappertutto, come il sale. Ne ho parlato in questo video e ne parlerò ancora mercoledì per vedere come ridurlo e come disintossicarsi. Sarà difficilissimo. Sì, ma insieme ce la possiamo fare. E gli altri video? Venerdì dedico un video a tutte le amiche che soffrono di gambe gonfie e pesanti, con tutte le mie strategie per snellirle e alleggerirle. Sabato con Serena ci teniamo in forma stando seduti. Ma che fai, scherzi? Sì e no. Serena ci farà usare la sedia per tenerci in forma con esercizi da fare in casa o in ufficio, quando vogliamo. Sono esercizi facili, adatti a tutti, come nello stile di Serena. Per finire, domenica condivido con voi la mia indagine sui motivi per cui più o meno tutti ci troviamo con quelle antiestetiche occhiaie scure sempre più spesso. Quali sono gli errori che facciamo che ci condannano a questo supplizio estetico? Se vi piace il programma, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Condividete queste informazioni sui vostri social e se non siete ancora iscritti al canale, fatelo subito. È facile, basta un click così e attivate la campanella delle notifiche. Io vi aspetto presto, sempre qui sul canale, naturalmente. Ciao! Il doppio del sale.